applauso a scena aperta, però è così. Nel 2001 le condizioni economiche e sociali della popolazione in America erano splendide. Allora, siccome c'era però Saddam Hussein, che io me lo ricordo benissimo, l'antrace, il vaiolo, anche i miei pazienti si volevano vaccinare per il vaiolo, le mamme a quel tempo l'esitazione non c'era, ma mi ricordo che quando si scatenò la guerra di Saddam Hussein le mamme cercavano disperatamente il vaccino del vaiolo, perché c'era stato l'allarmismo mediatico che Saddam Hussein avrebbe sparato il virus del vaiolo che era conservato in laboratorio. Allora le rispondo che le condizioni economiche e sociali della non bastano. Io sono molto offesa da questa, da come ha preso piede, perché non è una discussione molto sociale. Comunque mi sembra, ci sono le ultime due o tre domande, visto che avevano alzato la mano, quindi un attimo le finiamo. Mi sembra che comunque abbia dato la disponibilità il dottore a ricevere la posta elettronica che avete ricevuto, quindi su questo penso che resti la sua disponibilità. La signora ha alzato la mano, sì, prego. Avevate visto la conferenza di venerdì scorso, perché era disponibile online su YouTube, non so se qualcuno di voi l'aveva visto. Ma le conosciamo, Santo Santo, conosciamo i personaggi, li conosciamo e sappiamo, non sono tenuta a vederlo, ma dato le tesi sono note da tempo. Quindi voi, non è. Dite che i dati che hanno riportato, non so cosa sia stato detto nel discorso, però so che cosa, quali sono i cavalli di battaglia, cioè, questi sono i dati ufficiali, cioè questa è la posizione ufficiale delle società, una di quelle questioni, no, almeno così cerchiamo di fargli una domanda per questo. No, perché se l'ate è stata lunga, magari si chiederà una questione specifica. Okay, allora andiamo avanti, magari con altre domande. Però scusate, sindaco, mail è a disposizione, ma penso anche quella dei colleghi, daniel.fiacchini@gmail.com, perché qualora ci fosse qualsiasi dubbio, ovviamente noi io personalmente non ho seguito la cosa, cioè sapevo che c'erano i video ma non li ho visti. Quindi se ci fossero dei dubbi o delle perplessità che dalle nostre relazioni non siano state, diciamo, risposte in maniera adeguata, o altre cose che non abbiamo trattato per niente, fateci domande. daniel.fiacchini@gmail.com. Prego, le ultime due domande, mi sembra visto due baracce alzate, una, due a fianco e la terza e poi chiudiamo. Prego. Posso farne due domande magari? Sì, allora, la prima, visto che ha citato delle sentenze che hanno sancito la concorrenza del dottor Wakefield, io onestamente non le ho lette, vorrei sapere che cosa ne pensate delle sentenze che hanno riconosciuto dei danni da vaccino non solo in Italia ma anche all'estero, quindi c'è una giustizia anche in questo senso. La seconda domanda è l'efficacia al 100% che viene data nei vaccini, e se non ricordo male è un caso di 2015 che in Cina, dove la copertura vaccinale del 97% non scongiurò delle epidemie di morbillo, sempre nella stessa prima. L'ho letto in testate giornalistiche, sì, quindi date che dice che in due testate diverse. Un'altra cosa, questa è una mia considerazione, signora, insomma la prenda in una maniera, gliela faccio diplomaticamente. Se voi vi foste, secondo me, messi a tavolo con un medico che non è un omeopata, è un oncologo, è un ematologo, l'omeopatia è una specializzazione che ha preso successivamente, non volevate stare sul tavolo con un avvocato piuttosto che un'associazione di consumatori? Vi posso assicurare che si sarebbe trovato un modo di avere tre medici come voi, e voi siete così sicuri, e va bene così, che avreste potuto sostenere le vostre tesi con loro. A me, madre che ha vaccinato a metà, adesso non mi ricordo, esitante, grazie, avreste magari dato l'input confrontandovi, prendendo ogni tesi della controparte e smontandola davanti agli occhi. Sono assolutamente aperta ad ascoltare anche la vostra opinione, e magari domani sarei andata a vaccinare mio figlio. Quindi sì, è vero,
è giusto che voi vi confrontiate con delle persone che abbiano la vostra preparazione, ma fatelo, io non solo voi tre, secondo me anche a livello nazionale, sì, di sicuro. A livello nazionale, guarda, adesso c'è una posizione ufficiale, io credo, della società, delle, di tutte le società scientifiche, di tutte, a livello nazionale, ma europeo, mondiale, cioè tutte le società scientifiche hanno la stessa posizione, cioè noi non possiamo qui questa sera dire che la vaccinazione universale contro il morbillo, rosolia e parotite sia inefficace, cioè è una bestialità, cioè se io mi sedessi in qualsiasi università italiana davanti a un cattedratico, non dico di malattie infettive, ma un qualsiasi cattedratico e dicessi, affermassi una cosa di questo genere, verrei cacciato a calci nel sedere dalle queste sono le comunità scientifiche, il Ministero della Salute. Che cosa sono le comunità scientifiche? L'ordine degli avvocati o degli ingegneri? Saranno comunità scientifiche per fare i ponti piuttosto che fare le cattedrali. Ma per la medicina, le comunità scientifiche sono le università di medicina e chirurgia, gli ordini professionali medici, sono queste le comunità scientifiche, sia nazionali che internazionali. E se queste comunità scientifiche in maniera inequivocabile sostengono che non si può dire che la vaccinazione universale contro morbillo, parotite e rosolia sia inefficace, lo dobbiamo accettare. Come le comunità scientifiche, che ne so, del riguardo alla terapia oncologica, sostengono che i farmaci oncologici per le neoplasie sono comunque efficaci. Il metodo Stamina è efficace? Dobbiamo sostenere che il metodo Stamina in Italia è accettato dalle comunità scientifiche? Ma proprio in oncologia ci sono in continuazione. Che ci sono in continuazione? Mi dica quale oncologo si presta a discutere, quale oncologo in Italia si è prestato a discutere con un avvocato sull'efficacia della terapia oncologica? Questo è un tema che mi tocca personalmente. Ma no, io. Mia madre ha una recidiva. No, ascolti. Le è stata appena cambiata terapia. Perché dopo un oncologo è sperimentale, c'è una terapia medica, non ci scordiamo che ci sono stati. Mi dispiace che una donna dia a una donna medico del signora e un uomo medico del dottore. Questo è una mancanza totale di. No, le voglio dire che è proprio vero che le donne non rispettano le donne, perché io ho studiato esattamente come il collega, ho una laurea in medicina, c'è scritto dottore in medicina e chirurgia, ma lei mi continua a chiamare signora, ma questo non è un problema. Anche i bambini mi chiamano dottoressa, oramai soltanto qualcuno che ha il paraocchi, ma non è un problema. Le voglio dire che c'è qualcuno che curava anche il tumore con l'acqua e il bicarbonato di sodio, che hanno curato con la cellula estamia, ma non è che noi dobbiamo dare adito agli stregoni o agli sciamani. Qui bisogna dare adito e credibilità a chi ha studiato, e le ripeto, così come io non mi interesso di oncologia e non so nulla di quella che è l'attuale terapia, per dire, del linfoma di Hodgkin nell'adulto, perché mi occupo di pediatria, e non mi permetterei mai di dire in questa sala davanti alle persone che non sono medico qualcosa su linfoma di Hodgkin, perché non mi permetterei. Io voglio ed esigo che la comunità scientifica dica, e su questo si è pronunciato anche l'ordine della federazione degli ordini dei medici, sui vaccini parlano i competenti,
e non gli incompetenti, perché nella classe medica ci sono anche gente che di vaccini ha studiato all'università, non se ne occupa nella pratica di tutti i giorni e quindi non sa, come dice lei, delle cose più nuove. Ma che un medico a sua volta dica che i vaccini fanno male, questo non si può tollerare, ed è perciò che la federazione ha detto che d'ora in poi c'è una linea dura e che i medici che parlano male dei vaccini sono stati radiati. Aveva già fatto però due domande prima, sì. Se mai si poteva rispondere a quelle domande, e così poi passiamo alle ultime due persone che avevano alzato la mano. Sul discorso delle, delle sentenze è una domanda molto interessante. La risposta è un po' complessa, cerco di farla molto semplice. Allora, tutti i primi gradi, diciamo, tutti i ovviamente non essendo un avvocato non ci capisco tanto, però abbiate, passatemi, diciamo, quello che ho capito bene ma che spiegherò male. Quando si fa una richiesta di indennizzo secondo la legge 210 del 92, questa può essere rigettata. A quel punto il genitore ha il sacrosanto diritto di appellarsi e di andare in un tribunale a chiedere che venga riconosciuto l'indennizzo. Normalmente gli avvocati esperti in danni da vaccino si appellano ai tribunali del lavoro. I tribunali del lavoro sono tribunali un po' particolari, a basso potere probatorio, che significa fondamentalmente, adesso forse il termine non è esatto, che in realtà basta semplice, nemmeno, non è necessario neanche, non è necessario come in tanti altri processi dimostrare inesorabilmente che quella cosa, tipo il vaccino, abbia determinato l'autismo, mettiamo, visto che lei parla, ovviamente citava di quella sentenza di Rimini di qualche anno fa, ma basta semplicemente dire si è verificato autismo dopo la vaccinazione, quindi riconoscimi che ci può essere questo nesso. Nel momento in cui, quando si fa questo tipo di procedure legali, il ministero è contumace, cioè non risponde, fondamentalmente il giudice del lavoro si ritrova a decidere e a stabilire una sentenza sulla base di un documento, fondamentalmente, che è la perizia di parte della famiglia, perché il ministero, che è parte in causa, è contumace, quindi non c'è nessuno. Scusate, però, scusate. No, sì. Se gli avvocati non possono parlare di medicina. Ma io l'ho detto prima, scusi, l'ho detto, non capisco. No, mi faccia finire poi dopo. No, perché il signore è avvocato. Ma per carità, poi magari mi spiega. Io finisco e dico quello che ho capito. Poi dopo nel momento in cui il ministero non si presenta, allora c'è il giudice che decide sulla base normalmente di una perizia di parte o stabilisce un perito d'ufficio. Purtroppo, per quanto riguarda le tematiche igienistiche, i periti d'ufficio, questo me lo potrà, sono presi praticamente a caso, quindi non è detto che un perito d'ufficio sia competente nell'ambito vaccinale. Quello che viene fuori è una sentenza, e la sentenza di primo grado. Poi ci sono tutti i vari gradi di giudizio, per cui si arriva normalmente all'appello, dove la sentenza viene ribaltata. Quello che è successo a Rimini: la sentenza in primo grado riconosceva il nesso vaccino, o perlomeno riconosceva che quella famiglia aveva diritto a un indennizzo perché c'era verosimile nesso vaccino autismo. La sentenza in appello è stata ribaltata. Dovreste fare un applauso, perché ho fatto talmente tanta fatica, però, cioè, in sintesi è quello che i medici legali che ci hanno semplificato le cose ci hanno spiegato. Dopodiché, se mi sfugge qualcosa, se non ho capito qualcosa del procedimento della Non entro nel merito della questione perché non conosco la sentenza. Volevo solo chiarire che il giudizio davanti al giudice del lavoro non è un giudizio in cui le prove non servono, è un giudizio in cui le prove vanno chieste dall'inizio, mentre un giudizio ordinario si possono chiedere durante il giudizio. Quindi la differenza fondamentale questa qui, per questo si parla di sommaria probatorietà. Per quello che riguarda il discorso del giudice che poi deve giudicare, non è che il giudice giudica solo sulla base di quello che gli dice il ricorrente, anche se il ministero rimane contumace, perché comunque il giudice ha bisogno di una prova concreta e non si basa sulla perizia di parte, ma nomina un perito d'ufficio. Che poi venga scelto a caso è vero, ma viene scelto sulla base di aree di specializzazione, quindi è difficile che venga scelto per una perizia sui vaccini un medico che non si occupa di vaccini. Può essere, ripeto, non conosco il caso specifico della sentenza,
quindi questo non discusso. Era solo per precisare il discorso giuridico di come va, anche perché grazie avvocato, grazie avvocato Lucchese che ci ha le ultime due domande, prego. Sì. E poi Alessandro lì. Sulla questione invece ci mancava una risposta, sì, sì. Dell'epidemia di però è come dire è come dire siccome in Italia zone della Cina, siccome in Italia si è verificata nel 2010, ma ci sono villaggi lontani dai servizi sanitari che non riescono neanche ad arrivare per le disastrate. Scusate per prima, ma io sono entrata senza scappare un po' e quindi mi sono permessa di dire quello che pensavo. Allora, lei a un certo punto manda al dottore una slide e qui dice la tecnologia. Domanda quindi al dottor Chiacchini. Ne faccio un paio anche io veloci. Lei dice la tecnologia è avanzata, dice perché allora non è possibile avere oggi, cioè la mia domanda è perché oggi se la tecnologia è avanzata non è possibile avere vaccini puliti al 100%? Per cui non ci siano reazioni avverse e per cui noi siamo tranquilli nel vaccinare, perché anch'io come lei sono una mamma indecisa, non mi ricordo. Esitante. E questa è la prima domanda. La seconda domanda è rispetto a un dato che ci hanno fornito lo scorso, la scorsa data, venerdì scorso, in cui loro ci dicono che il vaccino del morbillo è stato provato in Africa su un tot di casi di bambini, ok? Fatte tutta la dose, quindi tutta la profilassi per questo vaccino, si testano i bambini e viene fuori da questo test che solo il 34% degli immunizzati, cioè delle persone vaccinate, sono state immunizzate dopo le tre dosi. Quindi tre dosi di morbillo, allora è proprio massimo questo. Fai tutte le domande così. Qual è la percentuale di efficacia dei vaccini? Cioè, io faccio tutta la profilassi al mio figlio o a mia figlia come ho fatto per l'esavalente, poi vado a fare l'analisi e vado a fare l'analisi e scopro che per quell'esavalente, di cui lei ha fatto tutta la profilassi, lei non è completamente coperta, ad un anno di distanza nemmeno dall'ultima dose di esavalente. Quindi con quale garanzie io somministro a mia figlia tutta la profilassi per morbillo, parotite e rosolia, quando poi in realtà rischio, perché il vaccino non è pulito, e se siamo così tecnologici nel 2017 ci dovete fornire vaccini altamente puliti, per poi avere una copertura non sicura dopo l'intero iter. Posso rispondere? Ok, completate le domande? Sì. Allora, l'ultima domanda è, nel momento in cui noi vi proponiamo un medico al vostro pari, voi sareste disposti a un confronto? A medico non so fare, scusi, a mio paziente, a mio paziente. Rispondete alle altre domande, magari. Vabbè, secondo lo facciamo all'Università Politecnica delle Marche, propongo come sede. All'Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Cattedra di Igiene e Sanità Pubblica, ci può essere un confronto tra medici sui vaccini. È una sede neutrale, l'Università Politecnica delle Marche è una sede neutrale. È una sede neutrale. È una serie dove si può comprovare. Rispondiamo alle domande tecniche che sono state fatte. Sul fatto che i vaccini siano puliti, cioè come dice lei, io l'ho detto, non so se lei ha seguito la mia presentazione. È arrivata tardi. Allora io ho parlato all'inizio di immunità. Ti ho fatto vedere come adesso io non vorrei perdere chi ha già sentito, cioè come questa slide è esplicativa di come il nostro sistema immunitario risponde a un patogeno. Allora lei vede, se c'è la cosa qui, guarda, mi spiego pure bene, ecco, ok,
grazie. Questo. Allora, questo è il patogeno, il microrganismo, un batterio, un virus, che come vede ha degli antigeni in superficie, oltre agli antigeni già altre strutture che sono i BAMS, e questo è il vaccino. Il meccanismo di risposta del sistema immunitario è complesso, estremamente complesso. Queste sono le cellule del sistema dell'immunità innata e queste sono le cellule del sistema dell'immunità adattiva, che sono dei concetti già di per sé difficilissimi da comprendere. Allora, il mediatore della risposta immunitaria è una cellula, che è la cellula dendritica, che si trova nel dendritema, che processa l'antigene, sia esso del microorganismo, sia esso del vaccino, e lo processa attraverso due linee che non sto qui a spiegare. Basta dire che la linea qui in basso è una linea che mette a confronto l'antigene col sistema HLA, cioè riconosce la cellula dendritica gli antigeni self da quelli non self, e solo quelli non self, cioè quelli esterni, vengono poi veicolati e inviati al recettore del linfocita. Ok? Allora, adesso, sulla purezza dei vaccini, i vaccini sono composti da delle proteine o dei polisaccaridi, proteine o polisaccaridi, che possono essere coniugati, come ho detto nel caso del vaccino contro il meningococco per un cocco, oppure adiuvati, come nel caso di altri vaccini. Ma la risposta immunitaria segue lo stesso percorso sia del patogeno che del vaccino. Che significa, cioè, adiuvati, dottore? Allora, gli adiuvanti, sì. Allora, ho fatto un'altra diapositiva. Quali sono i principali adiuvanti? Principali adiuvanti. Qual è la funzione dell'adiuvante? Allora, la funzione dell'adiuvante è permettere alla cellula dendritica di riconoscere l'antigene. Se non ci fosse l'adiuvante, la cellula dendritica non sarebbe in grado di riconoscere l'antigene. Ok? I primi vaccini erano vaccini a virus o a batteri interi. Ok? E quindi la cellula dendritica li proprio perché la tecnologia è avanzata qui, noi siamo passati a produrre vaccini non più con cellule intere, ma con addirittura tecnologia molecolare, come diceva prima il dottor Fiacchini. Questi sono i principali adiuvanti per alcuni tipi di vaccini, che sono l'idrossido d'alluminio, ma poi adesso questo è il primo, 1930, vaccino antitetanico. L'idrossido d'alluminio viene utilizzato ancora oggi. 4 microgrammi. Anche il virus selvaggio dovrebbe avere l'adiuvante, allora. Ma no. Allora il virus selvaggio, purtroppo capisco che questa è una materia estremamente difficile. Per lei è estremamente difficile. Non mi sono spiegato bene. Perché il virus selvaggio non ha bisogno dell'adiuvante? Perché il virus, non può capire. Adesso non offendiamo la signora. È una domanda che il dottor Cerotti stava disponibile, adesso risponde anche a questo e poi iniziamo. Di spiegare in maniera semplice cose difficili, ma questo mi comporta uno sforzo molto grande per semplificare la cosa. Adesso, perché il virus selvaggio non ha bisogno? Il virus del morbillo selvaggio non ha bisogno, perché entra nel nostro organismo, si replica. Perché dà la febbre, la malattia? Perché si replica, tante volte si replica anche. E lì non c'è la cellula, lo riconosce. Allora, nel momento in cui noi purifichiamo alcune proteine della capsula, abbiamo bisogno di aiutare il riconoscimento di questa cellula che media la risposta immunitaria. Quindi chi parla di impurezze sui vaccini dice una stupidaggine. I vaccini sono importante, perché certo, comunque me la vendono come adiuvanti, certo. Io posso anche non capire, mi scusi, però siccome, allora mettiamola così, mi raccontano delle favole, può darsi, certo. Io ho bisogno delle spiegazioni a queste favole.
Quindi la domanda che io posso anche non capire, invece il dottore è stato così chiaro da concedermi la risposta a una mia domanda. Perfetto, benissimo. Grazie. Ok, allora ultima domanda. Sì, una postazione a quella domanda finale. Alessandro, posso presentarti come relatore del precedente incontro? Non entro la medicina al mio campo, entro nella legge, le dico subito. Nel senso che c'è una sentenza passata in giudicato, quindi non che non è stata ribaltata, come dice il dottore, la 14276 del Tribunale di Milano del 2013, dove praticamente è stato dimostrato che la casa farmaceutica, i dati segnalati riscontrati durante i trial sono rimasti unlisted, ossia omessa dall'elenco degli effetti avversi sottoposti all'AIFA. Praticamente l'azienda farmaceutica non aveva trasmesso questi trial all'AIFA. Ed è stata condannata, in questo caso il Ministero della Sanità, per una grave reazione, anzi patologia da vaccino. In questo caso parliamo di questa sentenza, ve la ribadisco così potete anche andarla a vedere, la 14276. Ed è in questo caso, ma parliamo ovviamente di una sentenza, in questo caso del 2014, un fatto accaduto nel 2009, relativa al vaccino Infaris Hexa, autismo dovuto Infaris Hexa. Perché la casa farmaceutica non ha disconosciuto il documento di cui era arrivato in possesso il giudice. Quindi 14276. Poi, c'è una, ha parlato giustamente la sentenza Walkley, signora, parliamo di dottoressa, pardon, parliamo di legge. No, io parlo della sentenza, non sto parlando del discorso. Vaccino, guarda, le dico la sentenza relativa al vaccino Infari, Exa, SK, GlaxoSmithKline. È una sentenza di un giudice, quindi è passato in giudicato. Quindi. Grazie a Dio con le sentenze dei giudici non ci facciamo la scienza. Perché no, ma mancherebbe, però non va neanche riconosciuta totalmente, come giustamente ha citato i vuoti. Poi il vaccino esavalente, mi scusi, è un vaccino universalmente utilizzato, non è che lo usiamo solo in Italia. In tutto il mondo utilizziamo, gli Stati Uniti d'America, 600 milioni di abitanti, utilizzano nell'immunizzazione primaria dei bambini il vaccino esavalente come lo utilizziamo in Italia. Certo, ma cioè è un vaccino universalmente utilizzato. Ok, la sentenza è una sentenza, io non entro nel merito, non sono un avvocato, ok, però al mondo miliardi di dosi di vaccino somministrate, non si è solo in Italia che si è verificata questa associazione tra esavalente, in nessun'altra nazione del mondo si è verificata un'associazione tra esavalente e autismo. Però a giugno dell'anno scorso una sentenza della Corte di Giustizia europea ha riconosciuto un'altra situazione danno da vaccino a un cittadino francese. Gliela mando, dottore, così analizziamo, cioè non è possono causare delle reazioni, questo non si può disconoscere, aspetta, va bene? Anche di una certa gravità. Poi, dottoressa, non conosce il decreto 30 aprile 2015 dove prevede per gli operatori sanitari la segnalazione di sospetta reazione avversa, proprio noi genitori, gli operatori sanitari entro 24-36 ore. Lei non conosce il sito dell'AIFA. Allora, le segnalazioni avverse, è chiaro che c'è un obbligo per l'operatore sanitario. Io non ho detto di no. Non ho mai detto che non c'è obbligo. Io no, questa è una frase che sta dicendo lei. Io non ho detto. Io ho detto che non ho. No, non c'è l'obbligo. Io piuttosto ho detto che un genitore volendo può farla da solo. C'è la possibilità. Ma adesso scusami Daniele, volevo dire. Ogni operatore, ma per qualsiasi farmaco, bisogna considerare che il vaccino è un farmaco, quindi non soltanto i vaccini ma anche qualsiasi altro farmaco hanno una reazione avversa. Io volevo solo sottolineare che la reazione avversa è legata non al vaccino o al farmaco ma alla reattività individuale. La sicurezza dei vaccini è legata al fatto che i vantaggi del vaccino sono sicuramente maggiori di quelli che sono le reazioni avverse. Che le reazioni avverse, se avete seguito la mia relazione, le reazioni avverse sono veramente inique rispetto a quelli che sono stati i vantaggi. Questo volevo passare il massaggio durante gli anni. È inutile che lei fa. No, ma sai perché dico così? Di tuo mi duole, guarda, con tutto il cuore mi duole, perché l'AIFA celate le reazioni avverse dovute intervenire la Procura della Repubblica di Torino con la richiesta esplicita per avere i dati. Allora, io quello dico io. Purtroppo alcune diapositive. No, io non sto dicendo a lei, dottoressa, attenzione, nel discorso che l'AIFA
tre anni di reazioni avverse, tre anni le ha comunicate dopo tre anni su richiesta della Procura della Repubblica di Torino. È un fatto acclarato, per tre anni non sono state comunicate. L'AIFA ha un sito dove si può, qualsiasi cittadino, poi dopo chiaramente vengono filtrate, perché non è che, però c'è la qualsiasi cittadino, per dire assumo l'aspirina e mi sento che mi gira la testa, posso mettermi al computer e fare questa segnalazione. Poi un gruppo di esperti guarda se è una cosa fattibile o è semplicemente qualcosa che non può essere un nesso causale. Sui vaccini, gli operatori sanitari certo che ci hanno l'obbligo entro 24 o 48 ore, come tutti. Io personalmente, per esempio, ho avuto un bambino che ha fatto un'iniezione di ceftriazone per il, senza fare nomi farmacologici, e abbiamo avuto una reazione a quasi uno shock anafilattico. Io personalmente ho fatto la segnalazione di reazione avversa, ma tutto può essere quello che è iniettivo, no? Uno fa una cucciola di antibiotico per una polmonite, però io non è che posso pensare di non fare l'antibiotico per la polmonite e rischiare di far morire il bambino per la polmonite perché penso che potrà avere la reazione avversa, che non lo so nel momento. Io devo salvare la vita a quel bambino perché ce l'ho a casa, c'ha 40 di febbre, c'ha una polmonite in atto. I progressi della medicina sono proprio legati al fatto che abbiamo dei farmaci, come possono essere stati gli antibiotici e i vaccini, che hanno cambiato la mortalità infantile. Io le ricordo che adesso i nostri bambini muoiono come prima causa per incidenti stradali e domestici e per tumori, e le malattie infettive sono andate giù, ma non perché le migliori qualità igieniche della nostra società, ma per i grossi progressi. Uno, l'antibiotico terapia, due, i vaccini, in più l'assistenza capillare che i nostri bambini ci hanno. Poi la domanda, perché l'ultima domanda, Gassi, Ravalle e tanti altri comunque che hanno il casellario giudiziario immacolato vengono radiati come se critici con il corpus vaccinale, non di per sé contro i vaccini, hanno i capelli bianchi, hanno 35-40 anni di servizio, mentre abbiamo medici condannati, Massone, il famigerato De Lorenzo, che invece non sono stati radiati. Questa domanda perché possono No, le dico che ci sono stati dei provvedimenti disciplinari per chi ha fra virgolette fatto diciamo disinformazione sui vaccini, perché gli ordini hanno preso posizione, perché nel nostro codice deontologico, le dico perché io faccio parte del Consiglio dell'Ordine di Ancona, che l'articolo 5 del nostro codice deontologico dice che bisogna fare promozione della salute, che l'articolo 19 bisogna avere un aggiornamento permanente e quindi bisogna essere aggiornati su quello che si dice, non si può dire cose su cui non si è aggiornati sulle evidenze scientifiche. L'articolo 21 dice che bisogna parlare per competenza professionale, l'articolo 22 dice che si può anche avere una risoluzione del rapporto fiduciario col proprio paziente se il paziente non fa quello che viene consigliato dal medico, e le dico anche che l'articolo 32 è la tutela del minore, cioè io come medico ho una tutela nei confronti del soggetto fragile, e laddove mi accorgo che ci sono comportamenti del genitore che vanno a minare la salute del minore, devo fare una comunicazione all'autorità giudiziaria, soprattutto se io sono un pediatra convenzionato del Servizio Sanitario Nazionale, perché in quel momento sono un pubblico ufficiale. E l'articolo 33 mi impone un'informazione, una comunicazione alla persona assistita che deve essere secondo le linee guida che secondo la legge Gelli devono essere quelle che fanno l'importanza della responsabilità civile del medico. Ora, noi come pediatri spendiamo molta della nostra attività, i pediatri in sala mi possono testimoniare, come counseling e di vaccinazioni ne parliamo, ne straparliamo durante i bilanci di salute, siamo sempre aperti al colloquio, io non posso avere un confronto, io do un'informazione perché so quello che dico di vaccini, il confronto in un tavolo con chi non sa di vaccini io non lo posso accettare, mi dispiace ma è una mia negazione cerebrale. L'ultima domanda è più velocissima, la Tremocero nel documento 2016 a un certo punto dice anche di vaccinare, deve essere vaccinata tutta la popolazione presente sul territorio nazionale. Cosa ne pensate in merito? L'ha scritto la Tremocero? Tutta la popolazione. Non si parla di popolazione, il documento dei vaccini della Federazione Nazionale è stato un documento di presa di posizione da parte della Federazione, per chi non lo sa, l'acronimo
FNOM CEO è Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri. Ogni provincia ha un ordine professionale in cui vengono detenuti gli albi dei medici, per cui ogni cittadino può sapere se un medico è iscritto o no o un ciarlatano, perché abbiamo pure questa opzione dei medici che esercitano abusivamente la professione medica. Ogni presidente degli ordini elegge poi il presidente nazionale, in questi giorni è stato eletto il presidente nazionale e esiste il comitato centrale. Poiché c'era questa famosa dilagante esitazione vaccinale di cui parla il dottor Fiacchini, la federazione ha ritenuto di prendere una posizione, soprattutto perché, come in tutte le professioni, spesso ci sono delle schegge impazzite che avevano preso sui vaccini delle posizioni non aderenti alle linee guida, per cui la federazione ha preso una posizione dicendo che, dando delle linee guida anche per gli altri per i presidenti, dicendo che bisognava essere più rigidi nel vigilare che i medici stessi non dessero delle informazioni sbagliate alla popolazione in un momento storico come questo in cui erano calate le coperture della vaccinale. Scusi dottoressa, però adesso c'è scritto proprio su tutto il territorio nazionale, ce l'ho qui la... Va bene, beh, certo. La risposta è stata chiarissima. Va bene. Io ringrazio i relatori che questa sera sono venuti qui, ringrazio voi per l'attenzione fino a quest'ora.